Inaugurata a Cusago la nuova RSA Visconti, un evento significativo per il comune che conta sul proprio territorio la prima casa di riposo per anziani. A sottolineare la grande importanza dell'evento, oltre alla presenza dell'amministrazione comunale con il vice sindaco Maria Giovanni Invernizzi e gli assessori Erminia Longiotti e Fabio Massimo Fabiani, anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. L'arcivescovo ha benedetto la struttura e la cappella dove saranno celebrate le messe settimanali per gli ospiti. Al momento ce ne sono 80, ma la capienza è di 110. Gli anziani saranno inseriti in maniera graduale, dato che le richieste sono molte. L'idea è quella di favorire le famiglie di Cusago che magari hanno dei familiari già ospiti in RSA, ma che si trovano in comuni più lontani. La nuova RSA è un obiettivo centrato dall'amministrazione di un piccolo comune come Cusago, che non poteva gestire in autonomia una struttura simile. La proposta vincente, quella di trasformare un hotel in RSA, è così arrivata da un privato, un hotel che aveva chiuso dopo l'emergenza Covid. Quindi questa è un'operazione che ha sviluppato due esigenze, sfociate in un servizio sociosanitario per il territorio, ma che è stata anche un'operazione che vedrà dei risvolti positivi anche dal punto di vista occupazionale.